What a tutti, ciurma, e benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 25 like per questo nuovo video. Non so, non ho la minima idea di quanto manchi alla fine. Non so se sarà l'ultimo episodio, non ho idea ragazzi, nessuno di voi mi ha informato riguardo questo. Quindi, boh, ci ricordiamo che siamo entrati nel capitolo 15 ragazzi, che si intitola La fine di questo mondo. Il nostro carissimo Seb sta cercando di inseguire disperatamente Myra, che invece non ne vuole assolutamente sapere. La stiamo inseguendo in questa meraviglia di Union ricoperta di gelatina bianca non meglio identificata, mentre i nemici cercano di farci assolutamente a tipo brandelli o non so che. Eccola là. Sì Seb, io ho capito che tu... Se sparo però... Porca vacca, raga! Oh, mi ha messo nell'angolo sto stronzo! Ma guarda te! Stavo per morire a manco, cioè, 5 minuti dell'inizio del video. Che meraviglia, Seb! Facciamo una gran bella figura, direi. Solo che... Oh! Ma quanto cazzo è veloce questo? Troppo, troppo, troppo! Non mi piace così, non mi piace! Te lo dico proprio così, semplicemente, la conce tu madre, Seb, ricarica! Allora, qua ci sono anche delle casse. Iniziamo, ragazzi, proprio l'episodio nel bel mezzo, tipo, dell'entusiasmo. Ok, a sta distanza non ci serve proprio una ceppa, il fucile a pompa. Dove vai? Dove vai? Vieni qua! Io volevo usare la balestra, effettivamente, cioè, tipo, con un dardo esplosivo, una roba del genere. Tuo maestro! Non ci godremo l'esplosione, ma va bene, sarà valsa la pena. Seb, avrei dovuto migliorare i suoi tempi di ricarica, questo è poco ma sicuro. Toma esto! Oh, boom, come ha fatto boom, boom, ne ha ancora 4. È andato giù? Incominciamo? Fa che sia l'ultimo. Sì, certo, speraci Seb. Abbiamo incominciato questo episodio con un nemico bestiale che ci ha rilasciato addirittura 10.000 moccioli, ragazzi. Allora, prima di procedere, direi di verificare quali sono gli oggetti che sono sparsi qua intorno. Qua ci sono delle casse, ci sono dei colpi. Ovviamente li prenderemo tutti. Prenderemo qualsiasi cosa sia contenuta all'interno di queste casse. Sempre che ci sia qualcosa. Invece no. Cioè, che cosa mi sarebbero dovute servire? Ditemi un po'. Allora, quello per i fucili di precisione è pieno. Perché mi dovrebbe servire il fucile di precisione? Va bene, sì. Andremo avanti, Seb. Senza macchia e senza paura. Andiamo. Oddio, sto spiazzo non mi piace per niente. Molla la Seb, la devi lasciare andare. Farai del male a Lily. Ma perché dovrei fare del male a Lily? Stai maneggiando, cosa dici? Non lo farei mai. È mia figlia. Il tuo amore non può proteggerla. Soltanto io posso farlo. Ti ho già detto di andartene. Quel tono era abbastanza pauroso. Spero Seb l'abbia percepito anche tu. Ti vedo abbastanza nervosetta. Seb. Un po' te la sei cercata, lasciate dire. Un po', te la sei cercata, perché adesso se cadiamo la voragine sarà solo ed unicamente a causa tua. Lascia che te lo dica. Perché, oh Gesù, perché siamo arrivati a questo punto? Rimani aggrappato, Seb, non mollare la presa. Lo sapevo. Alla fine Seb finisce sempre per cadere, precipitare in voragini infinite.
Ha cercato di mantenersi fino all'ultimo, ma non c'è stato niente da fare. Sabito, avevo detto di lasciar perdere, ma tu insisti. Insiste. Tua moglie non ne vuole sapere più niente di te. Ha sposato il suo muco bianco, va bene? Passiamo Non può dalle. prendere Lily. Ma passiamo dalle fiamme dell'inferno al gelo dei pinguini? What the fuck? Mica che figata, ragazzi, però, eh. È figo, lo ripeterò fino alla fine. È figo sto gioco. È stato proprio figo. Penso che è più figo del primo. Continuerò ad ammetterlo. La nostra casa. Ad ammetterlo, a riconoscerlo più che altro. Ah sì? Deve essere lì. Non posso fermarmi ora. Seb, ma vedi quanto è lontano quel posto? Siamo appena entrati nel capitolo 16, quindi non era il capitolo finale, si intitola Nel Limbo. Probabilmente manca ancora un pochino alla fine, perché se no qualcuno di voi di sicuro appunto me l'avrebbe detto. Sta musica. E rimango sempre a bocca aperta, ragazzi. Di fronte. È la bella musica. Ok, così. Ma posso? Dovremmo riuscire a liberare. Sei sicuro di volerlo fare, Theodore? Dovremmo riuscire a liberare Lily prima che si accorgano di noi. Una volta fuori, saremo invisibili. What? Che vuol dire? Hanno abbassato la guardia. L'Union funziona così bene che il loro controllo si è allentato. Ora o mai più. Dovremmo riuscire a liberare Lily prima che si accorgano di noi. Una volta fuori, saremo invisibili. Sei sicuro di volerlo fare, Theodore? Uno nella tua posizione. Se venissi scoperto. Ho preso la mia decisione, Kidman. Non posso più stare a guardare mentre usano quella povera bambina per i loro scopi. Quel figlio di puttana sapeva che cosa faceva fin dall'inizio. Non so che dire, cioè comunque avevano pianificato tutti insieme, Theodore, Myra e Kidman, di prendere Lily comunque in qualche modo. Dove sarà la strada? Dove dovrò andare di qua? Comunque questo posto è pazzesco, ragazzi. Penso non si possa definire in altra maniera. Ok, ecco qua, ragazzi. Qua forse ci daranno magari le ultime spiegazioni. Andiamo, Myra. È ora. Sei sicura di ciò che fai, Myra? Quando diventerai il nucleo, sarai. Lo so, ma se non lo faccio, troveranno Lily e la riporteranno qui dentro. Non lascerò che succeda. Promettetemi soltanto che riporterete Lily a Sebastian. Te lo prometto, Myra. Allora, addio. Myra voleva diventare il nucleo. Bella domanda, Sebastian, se lo stanno chiedendo tutti in sala. Perché? Vabbè, forse magari per proteggere sua figlia potrebbe avere un senso logico. Ma che c'è? C'è qualcosa qui dentro, ragazzi. Aspettate. E infatti. Ecco, quando questo posto ha iniziato ad andare in pezzi. Sì, ma questo è il nostro ufficio. Attenzione, attenzione. È il nostro ufficio, ragazzi. C'erano anche dei proiettili per pistola. Qua c'è tutto. Tipo un mega rifornimento di robe. Chissà perché. Vabbè, mega, oddio, ci hanno lasciato qualcosina. Direi che forse, cioè io questa la percepisco come amore micio che dorme sul tavolo lui, vero? Amore, sei quella rabis. Allora, io questa la vedo, ragazzi, come un'ultima occasione di potenziarci prima della fine. Cioè mi dà tanto questa impressione qua, per cui direi di non deludere le aspettative degli sviluppatori. Cioè, parti di armi non ne abbiamo tante, ragazzi, eh.
A sto punto, ragazzi, penso che mi creerò delle munizioni. Ok, 20 per fucile di assalto. Ok, proiettile pistola, fucile a pompa, siringa, assolutamente. Dardo esplosivo, visto che ci siamo. E le ultime 20 per fucile d'assalto, ragazzi. C'è rimasta poca polvere da sparo. Direi che andremo a potenziare qualche ultimo aspetto di Seb, visto che abbiamo 18.000 moccioli. Credo che userò qua un gel rosso e comprerò questo, ragazzi. Aumenta la quantità di salute rigenerata dopo uno stato critico. Abbiamo completato appieno l'aspetto della salute. Direi di comprare anche questo, ragazzi. Aumenta la velocità di recupero della salute dopo uno stato critico. Ok. Non abbiamo più gel verde a disposizione, o perlomeno ne abbiamo pochissimo. Usciamo, salviamo, ragazzi. Possiamo tornare fuori, perché ovviamente lo specchio non funziona per tornare, insomma, nel posto da cui siamo arrivati, visto che siamo arrivati da qui. La strada è chiarissima, ragazzi. La casa è in cima a questa collina ricoperta di neve. Immagino che sarà qui l'altro ricordo, no? Cosa Ci credi tu? siamo. Ecco qua, il prossimo. Quindi alla fine. Corri, Mili, nasconditi. Ti troverò, promesso. Cosa credi di fare, Myra? Proteggo mia figlia. Povera sciocca, il potere che hai in lei. Non ti rendi conto? No, tu non ti rendi conto di cosa farei per proteggerla. Dannazione, Myra! Non mi sfuggirai, ti troverò! Ce l'hai fatta, Myra. L'hai protetta, ma ora la stai mettendo in pericolo. Ora non so cosa le sia successo. Cioè, si è fissata talmente tanto sul punto di dover proteggere sua figlia che, cioè, sembrerebbe essere rimasto l'unico obiettivo della sua vita, perché, cioè, qua dentro, ragazzi, non ha una vita. Ok. Ci avviciniamo. Scusate se non lo faccio correre, ragazzi, ma di solito momenti solenni come questi, come questo, anzi, io preferisco godermi la suspense del momento, appunto. Ed eccoci qua. Ed eccoci qua. Andiamo. Povero Myra, Seb, è tutto sfragnato. sei tu? Sebastian. Oddio. Perché mi stai attaccando, Myra? Tu non puoi capire. Questa è la nostra nuova casa. Lily sarà al sicuro qui, felice, libera dalla paura, libera dal dolore. No, Myra. Questo non è reale. Il dolore fa parte della vita. E anche l'amore. Se resta qui dentro, non vivrà libera dalla paura. Perché non vivrà veramente la vita. Tu non capisci le cose che le hanno fatto. Io posso proteggerla. No, ti prego, lascia che la porti via. Facciamolo insieme. Saremmo una famiglia, ascolta. Nessuno potrà portarla via da me! Perché? Perché, Myra? Perché? Ti prego, Myra. C'è ancora tempo. Andiamocene. Non lascerò mai Lily qui. Ti prego. Dio.
costringermi a farlo! Oddio, Gesù! Chissà perché lo immaginavo! Sarà un boss terribile, immagino, no? Dritto in fronte. Oddio, non so se è bene sta cosa qua. Porca vacca miseria. Allora, qualcosa mi dice che l'obiettivo è lì, infatti. Avevo ragione. Oh, già ero a corto. Piano? Devi andarci piano però. Oh oh. Ok, si è scoperto, ragazzi, però la situazione è critica, direi. Sì, se magari mi togli la tua brutta faccia. Oh, 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 ecco. Sì. Va bene. Oddio, non so cosa sta per succedere. Oh. Hai lasciato che la portassero via. Non ho più colpi. Sì. Certo. Con la pistoletta che gli faccio? No, sul serio, parliamone. Porca vacca. Che è così gigante che... Cioè, raga, fa paura. Sul serio, ok. Sta sortendo qualche effetto o è tutta scena? No, dimmelo perché almeno so che cosa aspettarmi, capisci? Sei inutile. Ah, io sono inutile. Solo perché non sono grossa e brutta come te? Qui è Seb. È tipo il migliore dei poliziotti del mondo. Oh. Attenzione. Allora, forse potremmo provare ad usare la balestra, ma ho i miei grossi dubbi. Ricarica, Seb. Cioè, perché si muove di continuo, ragazzi. Non sa nemmeno chi sei. Non so se sarà servito. Ma che schifo! Ah, i ragni no! Perché mi fate questo? Sam, calpesta! Calpesta tutto, che schifo! Dovete morire! Prendi tutto! Quanta roba mi ha dato! È spaventosa! Oh, porca vacca! Merda però, cioè così. Ah, mi sesta scarica pure la batteria. Grandioso. Mayra, però dovremmo parlarne, figlia mia. Ma in maniera civile, sai. Da esseri umani? È possibile? Ammazza quanto fa schifo, raga. Ma cioè parliamone. Parliamone di questo, eh. Aspetta, ah, posso approfittare. Sto colpendo almeno, sto facendo qualcosa. Tanto mi prendo una siringa perché è meglio non rischiare troppo. È bello che i tuoi attacchi si riducano a delle manate. Dai, non prendermi sul serio, stavo scherzando, sei meravigliosa. Ah! Spara, ricaricala con tua madre. Ci siamo. Comunque questa è la battaglia finale, ragazzi. Cioè non posso
Penso che aspetterò di vedere la fine di tutto. Oh merda, cos'è questa schifezza? È tutto torita propria. È tutto torita propria quell'affare. Ma perché? Oddio no. Oddio no. Sparali Seb. Sparali Seb. Oh, la mia mira. La mia mira. Pessima, pessima, pessima. Madonna, avete visto? Proprio. Faccio pena, come sempre. Sì, ma sta schifezza qua che si muove. Madre mia, come ci siamo ridotti, eh. Oddio. Mori. Che schifo. È pieno. Ho capito, Seb, però pensa a calpestarli prima di prendere la roba che rilasciano. Oh. Ok, non c'ho più colpi per io. What the fuck? Che sta succedendo? Ok, questa fa schifo. Cioè, sto boss è veramente raccapricciante, ragazzi. Cioè, diciamocelo proprio. Spara, Seb! Dobbiamo approfittare. Aia, la faccio tua madre. Vai via, che schifo. Il fendente col coltellino ha fatto riderissimo, ragazzi. Oddio. Non ti avvicinare, eh. Che uso il fucile. Quanto è vero il cielo? Uso il fucile. Il fucile, Seb, il fucile. E baffa, eh. Oddio, qua c'è altra roba. Qua c'è altra roba, attenzione. Prendiamo i proiettili. Ho l'impressione. L'avevo levitato per miracolo. Potevamo approfittare, porca va. Seb, mira lì, la croce tua madre. Madonna, quanti colpi che sta sprecando. Cioè, potevamo approfittare, ovviamente. Lui no. Lui non mira lì. Quanto te deve durare ancora sto cuore sulla spalla che c'hai? Oh, spara! Oh. Attenzione, non c'ho più colpi. Attenzione. Direi che non ci resta, ragazzi, che usare questo. Purtroppo. Ok. Servirà qualcosa. Che sì, la conce tua madre. Che festa tutto qua. Che schifo. Quello che ci mancava nell'episodio finale. I ragni schifosi e luridi. Ecco. Madre mia, come ho levitato. Madre mia, prendi tutto, Seb. Sì, ma in faccia. Ah! Che cazzo. In faccia magari posso provarci con la balestra, ragazzi. Sì, sua madre. In faccia, Seb. Adesso sarà ancora più difficile. Stai ferma così. Merda, è evitato all'ultimo, sta stronza. Oh, così sì, così ci piace. Oh, che orrore. Non ti fare scrupoli, Seb, non era più a tuo modo. Ditemi che è finita, ve prego. No! Minchia. Si sta squagliando? Sarebbe meglio. Squagliati. Svanisci, dissolviti, eclissati! Che già ne avevo abbastanza le palle piene pure di Mai. Devo proteggere mia figlia, se mazza, se, beh, non siamo qui la famiglia, se. Bene, abbiamo fatto il nostro dovere. Sebbe. Non vorrei farti toccare da quella cosa, vero? Mi auguro. Oh sì.
grazie per il bel primo piano sulla melma bianca. Ecco. Seb, è andata così, è così che doveva andare. Saluta i resti di tua moglie. Oh no, povero, dai. Dove vai, Seb? Maira, ti prego. Mi dispiace tanto. Non volevo. No. Non potevo controllarmi. Hai fatto la cosa giusta. Ti ringrazio. Sono felice che tu sia vivo. Promettimi. Porta Lily. Portala via da qui. Ce ne andremo tutti da qui. Forza. È troppo lontano. Lasciami qui. Devi pensare a Lily. Devi lasciarmi! No, non ti lascerò di nuovo! Devi farlo! Vai, io ti seguirò. Ci vediamo là. Lily ha bisogno di te. Ti prego. Fai in fretta. Io voglio troppo bene a Seb, ragazzi, mi sono così affezionata a sto personaggio. Capitolo 17. Una via d'uscita. Ok ragazzi, mi ha appena salvato la partita. A questo punto delle cose davvero non ho idea di quanto manchi al finale. Probabilmente mancherà poco. Anche se dovesse mancare poco, direi che questo episodio di oggi è durato abbastanza. Che dire raga, che non mi aspettavo davvero tutto questo da questo gioco. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Kyobdosh a tutti ragazzi, ciao. Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!